bene, ma la vedo molto rigida. Guardi quanto è bello qua. Sorridiamo, su, brindiamo. Senta, sono venuta qui perché le volevo parlare. Sua moglie mi ha trattata molto male ieri notte. Grazie. E io sono rimasta solamente per il vecchio, perché con me è molto buono. Quindi le voglio dire una cosa, mi stia lontano. E che ha qualche malattia invettiva? Faccia conto che io non esista. Beh, ma non è il caso, dico, di prendersela per una stupidata che ha detto la corazziera, mia moglie. Ma lei non la conosce. Ma lo sa che l'ultimo psichiatra che l'ha visitata ha detto che è affetta da mania di persecuzione di una cosa depressiva amnesiaca. Cioè, nel senso che tutte le stronzette che dice, il giorno dopo non se le ricorda più. Ma davvero è così grave? Oh, stracchettola, è gravissima. Quella è una coscongente di famiglia. Lo sa che mio cognato ha 18 anni e alto 2,20 m. Quello è uno molto alto. Quello pensi che, insomma, i loro cromosomali, per usare le parole povere, no? Non sono normali, piatti come gli altri. Allora sono spilunghetti. Allora qua dentro non c'è un gavolo, capisci? Pensi che nostro figlio, no? Che nostro figlio, mi scusi, che nostro figlio è un ragazzo eccezionale, bello, fico, aitante, slangeto, l'ha ridotto ringoglioneto. Ma... Ah, finalmente. Pronti gli spaghetti alla marinara? Sono al dente? La deformazione professionale, al dente, ho detto. Per il secondo hanno già deciso? Il secondo a secondo, dopo decidiamo. Qui c'hanno un pesce, come le rose, senza spine. Grazie. Ma non avevi ordinato la matriciana? Sì. E com'è, sono bianchi? Boh. Scusi, sarà l'umidità della grotta, mi sento un po'. Dunque, signorina, parliamo di cose serie. Io ho deciso di prenderla a lavorare con me. Lei diventerà la più bella e brava odontotecnica del mondo. Ma non ce l'ha già un aiutante? Chi, Peppino, il crostaceo? Ma quello come l'ho creato, così lo distruggo. Quando voglio, lo licenzio. Tiro la catena e ciao. Quante cose belle possiamo fare insieme, signorina. Pensi che, come diceva quell'arcivescovo di Lione, anche quella del dentista è una missione. Perché in fondo lei si immagina quando arrivano questi vecchietti che soffrono tutti quanti con la piorrea, tutte le gengive piene di pus, di sangue. Queste sono opere di bene. E stirpando il dente a questo poveraccio ti sente alleviare l'anima, capisci? E quando arrivano con tutte le gengivite sanguinante, tumefatte, ma che fa, non mangia più? No, grazie, sono sazia. No, staccati per 1,3 kg apri. Fate gli esamina bene perché domani telefono. Ma come mai è sempre occupato là? Quello è un locale pubblico, è un